Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un video speciale perché apriremo una mystery box di eBay. Allora, questa mystery box l'ho pagata 20 euro e dovrebbe essere a tema elettronica. Vi ricordo che alla fine del video saluterò 5 di voi, quindi se vi va arrivate fino a quel punto. Direi che è il momento di iniziare. Non so cosa aspettarmi perché ho visto vari video, da alcuni è andata bene, altri male. Tra l'altro mi è arrivato così. Non sembra proprio una scatola da mystery box con queste scritte fragile e poi tutto un po' inclinato, non so se riuscite a vederlo. Non riesco neanche a capire da che parte dovrei aprirlo. Boh, penso che il dritto sia questo. Proviamo, mi sono armata di forbici e si va. Con delicatezza proprio. Allora, non so neanche se dentro ci sarà un'altra scatola o qualcosa del genere, mamma mia, è durissima. Dovete assistere a queste cose in diretta. Ok, ci siamo quasi. Ok, no, è proprio la scatola. Vi cerco di far dare una sbirciata senza guardare io. Lo metto qua a lato e pesco. Allora, la prima cosa che pesco? Ah, carino, e quelli, i pocket, non so come si chiamano, comunque quelli che si mettono dietro il telefono per tenere il telefono. Carino, carino, carino. Infatti queste immaginine qua. Fashion phone, stick to phone, tablets and cases. Ah, carino. Oh, questo è proprio carino. C'è scritto che il valore non dovrebbe essere inferiore a 30 euro. Quindi, vediamo. Già questo però è molto carino, mi piace. Poi questo, che è un portacarte di credito, non c'entra molto con la tecnologia e con l'elettronica, però è sempre utile. È anche carino con le sue, i suoi spazi, verde, molto bello, acceso, bello, può essere sempre utile. Poi questa è una di quelle che servono per proteggere il telefono. Una pellicola di protezione per gli HTC Desire HD G10. Non è il mio telefono, però comunque è una pellicola. Magari si può adattare ritagliandola, non lo so. Comunque questa pellicola qua, dai, sempre utile. Fosse stato nel mio modello sarebbe stato meglio, però è sempre utile. Poi, vediamo. Questa scatolina misteriosa. Bluetooth Remote Controller. Vediamo. Sembra tipo una specie di telecomando con i tastini per controllare qualcosa tramite il Bluetooth, penso. Dai, non è male. Ah, va a pile. Bisogna mettere due pile dentro. Beh, carino. Carino, carino. Poi, un MP3. Beh, già con questi direi che il valore di 30 euro ci siamo arrivati. Un MP3 della Leovin. Comunque se sentite qualcosa in sottofondo è Dado. Beh, adesso lo presento. Dado, amore, non scappate. Ieri, perché Simba l'avete conosciuto, lui è Dado. È un vecchiottino perché ha quasi 11 anni. Questo è Simba che si lamenta perché ho Dado in braccio. È un po' un vecchiottino, però è l'amore mio. Vero, amore? Dado, guarda lì. Eh sì, va bene. Ciao, ciao, ritorno, vai, vai. Simba, anche tu per par condicio? Ecco, adesso abbaiano. Questo è Simba. Titti. Comunque, l'MP3 è proprio carino. Allora, proviamo ad aprirlo, vediamo se sono in grado. Sì, se sentite qualche rumore, è il bello della diretta all'aperto, però le ultime giornate di caldo. Allora, è sul nero, fatto così. Ha una pellicola protettiva sullo schermettino. Comunque, carino. Vediamo se c'è anche un caricatore, qualcosa. Sì, ha sia le cuffie che il caricatore. Direi che sono molto soddisfatta. Questo anche se si va a correre, fare sport, anziché portarsi dietro il telefono, questo è perfetto. Quindi sono soddisfatta. Poi. Questo è un kit giraviti intercambiabili. Quindi pensano sia... Ah, sono dei cacciaviti, quelli che si possono cambiare, diventano cacciaviti più grandi, sono 6. Non c'entra anche questo molto con l'elettronica, però questo è sempre utile. Vabbè. Sì, sono quelli fatti così, con dentro tutti i vari cacciaviti.
poi si monta qua dentro e diventa un cacciavite normale, penso. Sì, penso sia così. Utile, utile. Poi delle pile, beh, queste sempre utili proprio. Anzi, per mettere in funzione questo, forse ci vanno quelle più piccole. Comunque, sempre utili delle pile della Sony. Poi questo qua, che dovrebbe essere un power bank, carica tutti i tuoi dispositivi mobili fino a una carica, test effettuato sulla base dell'iPhone 6. Vabbè, dai, non è male. Un power bank, questo è sempre utile, carica tutti i dispositivi, capacità 2600 mAh, indicatore LED di carica. E boh, ma carino, bello. Non si riesca ad aprirlo senza distruggere tutto. Un parolone, ho distrutto tutto. Ah, comunque è proprio carino. Mi cadono pezzi, cose. No, dato stava rubando questo che è caduto. Comunque ha anche il suo caricatore. Perfetto. Perfetto, molto carino. Della Vultec. Beh, direi che i 20 euro già con solo queste cose le abbiamo superate. Poi vediamo. Beh, uno spinotto. Penso multi adapter. Ah, sono di quelli che servono per adattare le altre prese, penso. Sì, questo quando si va in viaggio all'estero è utile. Quindi anche questa utile. Poi, ah, un altro di questi qua che abbiamo trovato all'inizio. Questo con dei fiorellini. Questo qua va i puntini, tipo. Sì. E questo qua con i fiorellini. Questo è molto carino. Bello. Poi vediamo. Uno speaker. Questo qua. Bello, con anche la ventosa di questi qua così. Bello. Aveva anche dentro, ah, il suo cavetto per caricarlo. Questo utile, direi. Forse di quelli impermeabili. Perché avendo questa, vediamo un po'. Boh, non si capisce. Però ci sono tutte le istruzioni. Waterproof, sì. È di quelli waterproof, non so se riuscite a leggerlo. È di quelli waterproof, può andare sotto l'acqua, quindi sotto la doccia, voi mettete splash. E via! Carino questo. Poi penso sia l'ultima cosa. Sì, l'ultima cosa perché poi è finita. Beh, uno di questi qua che servono per caricare appunto il telefono. Bello. Allora, io direi che sono soddisfatta perché per 20 euro. Soddisfatta. Allora, ricapitoliamo quindi. Questo, l'MP3 con tutti i vari cavetti. Due di questi qua. Power bank con il suo cavetto, pile, portacarte, utile, questo qua che non ho capito bene cosa sia, ma dovrebbe servire a controllare tipo dei dispositivi elettronici tramite il Bluetooth, cassa Bluetooth, utile, mini set di cacciaviti, presa per quando si va all'estero nei viaggi, eccetera, e poi la pellicola di un altro telefono, ma è comunque una pellicola. Dovrebbe essere tutto quello che abbiamo trovato. Sì, quindi per 20 euro direi che sono super soddisfatta. Non abbiamo trovato nulla di rotto o altro, quindi sono molto soddisfatta. Bene, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi tantissimi like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E ora è il momento di salutare 5 di voi. Allora, voglio salutare Dreaming of Five Rings, Mishi Cerlito, Giada Spreta, Irene Pacifico e Francesca Caputi. Se volete essere salutati in un prossimo video, i primi 5 che commenteranno qua sotto verranno salutati. E vi ringrazio per tutti i commenti positivi e tutto. Se vi va, seguitemi su Instagram, mi trovate come @alicelatte_basso, ma lo dovete, ce l'avete scritto qua se vi interessa. E
niente, noi ci vediamo con un prossimo video. Fatemi sapere anche sotto nei commenti che video vorreste vedere, cosa vi piacerebbe, se vorreste vedere ancora video back to school o preferite altro. Fatemi sapere. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!